voglio presentarvi il mio fratellino Alan. Hai un fratellino, Eddie? E da quando? Da quando partecipo all'iniziativa Grande Fratello. Lui è Jack. Benvenuto al nostro quartier generale, Alan. Wow, questo sì che è un avvenimento. Ehi, ma quello lì chi è? Ah, quello è Grunt. Ehi, guardate, c'è il dottor Reiser. Il dottor chi? Il dottor Reiser, l'inventore. È il nostro vicino di casa. Che strano, chissà come mai è in televisione. Sentiamo. Ho il grandissimo piacere di presentarvi il dottor Reiser, inventore di un nuovo sottomarino. Questo è solo un modellino, naturalmente. Ehi, Eddie, alza il volume, così Alan può sentire. Ma l'ho già fatto, solo che quel ronfone tremendo sta ancora... Così, Vanne. Bene, dottore, domani lei scenderà con il suo sottomarino sul fondo dell'oceano. È emozionato? E come potrei non esserlo? Sono 20 anni che lavoro a questo progetto. Ha costruito il suo sottomarino al molo che c'è vicino a casa nostra. Wow, e ti lasciava guardare? Volendo, sì. Ma avrei dovuto stare con quella svitata di sua figlia Amanda. È troppo strana. Strana in che senso? Sai come? Lei ha, non so come spiegarmi, degli amici immaginari e parla sempre insieme a loro tutto il tempo. Alan, un sacco di bambini hanno degli amici immaginari. Sì, ma non come Amanda. Boh, sono le 4. Ehi, Eddie, si potrebbe andare a vedere un film di avventure. I compiti li potrei fare più tardi, no? Mi spiace, Alan, ma non sarei un buon fratello maggiore se ti dicessi di sì, non ti pare? Allora faremo così. Verrò a casa con te e ti aiuterò a fare i compiti. Senza offesa, Eddie, ma l'ultima volta che mi hai aiutato ho preso insufficiente. Mi spiace davvero molto. Beh, allora ti va bene se ci troviamo a casa tua quando hai finito? Va bene. Ciao! Mi ha fatto piacere conoscerti. Anche a me, ciao! Non si saluta? Oh, sì, scusami, ciao, Grunt! Cosa si aspetta di trovare sul fondo dell'oceano, dottore? Qualsiasi cosa, dal petrolio al plancton e magari, chissà, anche un tesoro. Ci sono! Ecco come faremo a recuperare quella scatola di decodifica. Quale scatola, maestà? Quella di cui ti ho tanto parlato, idiota! È caduta tempo fa per sbaglio da un satellite. E se riusciamo a impadronircene, potremo decodificare qualsiasi segreto del governo. Mandami subito qui Long John. Long John spaventa razzi è al tuo servizio. Voglio quel sottomarino, sono stato chiaro? Certo, mio sire. C'è una scatola segreta nascosta nel fondale dell'oceano. Certamente sarà una scatola piena di gioielli o di oro. Sì, anzi, oro zecchino. Lascia perdere, cosa c'è dentro? Cervello di mollusco! Ruba il sottomarino e portami qui quella scatola! Tu andrai con lui, Aparizia. Oh, non posso. Sto guardando Le avventure di Spectrix, il mio cartone preferito. E adesso è meglio che andiate tutti e due e non tornate senza la scatola di decodifica! Se gli appafantasmi vengono a sapere e arrivano là prima di noi, preparatevi a passare un brutto quarto d'ora! Piacente, ma gli acchiappafantasmi non sono disponibili in questo momento. Per favore, dica loro che c'è il presidente in linea. Il presidente, certo, io sono il re della Transilvania. Ma io sono il presidente degli Stati Uniti. Oh, il presidente vuol dire il vero presidente, il vero presidente, ha detto? Esattamente. Ah, sì, signore, sua altezza, a vostro onore, provvedo subito. Uno di questi giorni teschiofano? Eh sì, pronto, signor presidente, parla Jack Kong. Jack, ci serve il suo aiuto. Il mese scorso è andato perso negli abissi dell'oceano uno strumento di decodifica. Secondo le informazioni dei servizi segreti, Malefix sta tentando di impadronirsene. Malefix? Questa sì che è una brutta notizia. Sì, purtroppo lo è. Ed è per questo che vorremmo che voi lo batteste sul tempo usando il sottomarino del dottor Reiser. Ma ricordate, tutto ciò è top secret. Grazie, ho capito, faremo del nostro meglio, signore. E grazie ancora. Ragazzi, abbiamo una missione da compiere ed è molto importante. Eccomi, capo, ma è per il presidente? Sì. Okay.
Partiamo. Eddie è già andato a casa di Alan, che per combinazione abita a fianco al dottor Reiser. Lo raggiungeremo là. È ora di indossare le nostre uniformi. Andiamo a Chiappa Fantasmi! Quello stupido gorilla non prendela! Vuoi un altro panino, Tatu? È col burro d'arachidi, è molto buono! Accidenti! Amanda sta di nuovo parlando con quel suo amico immaginario! Su, dai, che cosa aspetti? No, quello è di Tatu! Che buono, ma piantala, non c'è nessuno con te, lo sai anche tu benissimo. Vattene a casa, Alan, nessuno ti ha invitato. Ma se continui a dirmi di venire qui da te? Oh, Alan, ti ho detto che nessuno. Ma che strano, la tenda si muove, ma la finestra è chiusa. Che cosa sarà? Chiunque siate, io non ho paura di voi. Non molta, perlomeno. Bene, eccoci arrivati. Ma voi siete dei fantasmi. Oh, questo è poco ma sicuro, piccola. Penso che mi riposerò un momento. No, aspetta! Ti sei seduta su Tatu. Oh, stavo facendo cosa? Ti sei seduta sul mio amico. Ah, davvero? No, no, mollalo qua! Voi tenete occupata la signorina mentre noi rubiamo il sottomarino. Smettila! Basta! Ma che cos'è tutto questo baccano dai vicini? È solo Amanda che gioca con il suo amico immaginario. Ragazzi, quanto è suonata quella! Ah, Alan, ti ho già detto che non c'è niente di male nel giocare con amichetti immaginari. Per esempio, quando ero bambino io... No! Basta, smettetela! Questo però non ha l'aria di essere un gioco. Rimani dove sei, resta indietro, Alan! Oh, 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 oh. Amanda, dove sei? Amanda, Amanda! Dimmi, va tutto bene, Amanda? No, ci sono dei fantasmi. Ah, adesso mi vorresti dire che anche tu hai dei fantasmi per amici? State indietro, ragazzi, adesso li sistemo io. Presto, Alan, prendi Amanda e chiamate il nostro ufficio. Oh no, stanno prendendo il sottomarino di papà, devo impedirglielo a tutti i costi. No, Amanda, ti prego, aspetta. Sono contento di vedervi. Eddie è in casa che lotta contro una specie di fantasma e Amanda sta cercando di impedire a dei ladri di rubare il sottomarino di suo padre. Coraggio, Grunt. Dobbiamo darci da fare immediatamente. Io sarò pronto. Da questa parte, fantasmucci. Pensaci tu, Jack! Mm.
Presto, Eddie, indossa subito l'uniforme. Veleggiando sulle onde ce ne andiamo. Che cervello di gallina! Ma perché mi sei capitato proprio tu? Ma dov'è finita Amanda? Nel sottomarino, guardate! Io... Stanno prendendo il largo! Prendiamo il fantabuggy e diamo la caccia a quei brutti predoni del mare! E sul fondo dell'oceano ce ne andiamo! La vuoi piantare con la commedia del pirata entusiasta? Devo salvare il sottomarino di papà, Tatu! Devo assolutamente farlo! Sì, dottor Reiser, abbiamo individuato il sottomarino. Non si preoccupi, porteremo noi in salvo Amanda. Preparati all'immersione, Grunt. Aspettate un momento! Avete sentito anche voi? Mi sembra una voce familiare! È ovvio, è il tuo adorato fratellino! Cosa? Per favore, non mandatemi via! Io voglio tanto aiutarvi, posso? No, Ola! Oh, scusami, Eddie, ma mi sentivo in colpa verso Amanda e così ho pensato che magari potevo fare qualcosa per lei. Tu non dovresti essere qui, ma non c'è tempo per riportarti indietro, quindi prometti che rimarrai nel fantabuggy. Grazie, Eddie, te lo prometto, anzi lo giuro. Immersione, Grunt. Ok, capito. Finalmente siamo sotto l'oceano. Adesso aziona il radar e troviamo quella scatola. Oh, Tatu, forse abbiamo sbagliato a cacciarci in questo pasticcio. Ma dobbiamo difendere il sottomarino di papà. Guarda, il radar ha individuato la scatola. Non posso crederci. La scatola è andata a cadere nel Lucky Lady, la nave pirata del mio bis nonno. Andiamo, lascia perdere i tuoi antenati, scorfano. Dobbiamo prendere quella scatola per Malefix. Dopodiché faremo saltare questa bagnarola. Eccoli là. Andiamo, ragazzi. Azionate i razzi sottomarini. Tu aspetta qui, Alan. Prossima fermata, Fanta Centrale, brutti spettri pulciosi. Come osi, brutto moccioso. Yo-ho-ho, Fanta Pirati, ai vostri posti di combattimento. Agli ordini, capitano. Una bella ventata di ghiaccio è proprio quello che ci vuole in questo momento. Niente da fare, Long John, preparati a perdere. Scusate il ritardo. Perfetto, mentre Long John gioca con gli acchiappafantasmi, io posso cercare la scatola di decodifica. Ehi, ma quello è il sottomarino, dove sta andando? Finalmente, la scatola è qui, l'ho trovata. E adesso non devo fare altro che uscire a raccoglierla. Dobbiamo trovare un rimedio al più presto, Tatu. Vediamo. Mi è venuta un'idea, sposteremo il sottomarino mentre lei non c'è. Se solo riuscissi a ricordarmi tutte le cose che faceva papà. Che cosa hai detto, Tatu? Oh, è questo qui. Oh, speriamo che sia quello giusto. Ma io ho una tale paura. Ok, adesso ci provo. Ecco. Mi scusi, signora Ostrica. No, di niente, piccola, di niente. Non preoccuparti. Oh, credo che le piacciamo, sai. Però non riesco a manovrare questo sottomarino. E Aparizia tornerà da un momento all'altro. Dovremo nasconderci da qualche parte. Nell'ostrica! Mi scusi, signora Ostrica, per favore, può aiutarci? Ma dove diavolo è finito il sottomarino?
Pensavate di farla in barba al vecchio Long John, vero? Adesso vi metterò un po' sotto ghiaccio. Se quel raggio ci colpisce, diventeremo baccalà surgelati. Oh, aiuto, Groot! Dobbiamo escogitare qualcosa, è alla svelta. Ci penso io. Yo-ho-ho, il vecchio Long John non sbaglia mai due volte. Complimenti, Grunt. Ma dov'è il sottomarino? Il sottomarino Diamanda è andato da quella parte, sull'altro lato del relitto della nave pirata. Ok, andiamo a cercarlo. Grazie per aver fatto da guardia. Io pensavo che Amanda ti fosse antipatica. No, lei no. È quella storia dell'amico immaginario che non mi va giù. Ma tu non hai mai guardato le stelle immaginandoti di essere un astronauta? Oppure una partita di football sognando di essere un giocatore? Sì, però è una cosa diversa. Beh, mica tanto. Significa usare la propria immaginazione. Ed è proprio quello che fa anche Amanda. Non ci avevo mai pensato. Oh, eccolo là. Oh. E adesso, ostrica, apri la bocca. Che cosa? Adesso ti faccio vedere io. Fermati, apparizia! Puoi anche mettere via la tua sfera di cristallo. Oh, davvero? Oh, oh, penso che abbiamo un nuovo problema. Ti conviene risolverlo in fretta prima che questo bestione mi stritoli. Chi sono? Bella trovata, Grunt. Così non ci può stringere. Forse no, ma può ancora morderci. Nessun problema. Presto, Jack, lo smaterializzatore è la nostra unica possibilità. Giusto. Adesso, Jack, adesso! Per me ci vuole una razione doppia. Vuoi toglierti da qui, brutto rettile disgustoso? Hai visto? Possiamo prendere due piccioni con uno smaterializzatore. Infatti. Oh, questo me lo pagherete! Dacci il conto! Me la sono vista brutta. Prendiamo la scatola di decodifica e riportiamo Amanda da suo padre. Oh, Amanda, ero così in pensiero per te. Tatu e io volevamo solo salvare il tuo nuovo sottomarino, papà. Questo lo so bene, Amanda, ma quello lo posso sempre ricostruire, mentre invece non posso sostituire te o il tuo amico Tatu. Amanda è stata davvero coraggiosa, dottor Reiser. Ha aiutato gli acchiappafantasmi a sottrarre la scatola di decodifica a quella strega di apparizia. Sì, penso che il presidente sarà molto contento di apprendere che i nostri codici segreti sono al sicuro da mani indiscrete. Dobbiamo avvertirlo. Taradantan. D'accordo, signore. Qui è Grunt. Sì, signora, sono io. Sì, d'accordo. Dio salvi tutti noi. Grazie, signore. Passo e chiudo. A quanto pare il presidente è contento, Grunt. Ah, puoi scommetterci. Ehi, giochiamo un po' a prenderci, Amanda. Sì, va bene. Se vuoi, puoi far giocare anche Tatu. Per me va bene, sai. Ma io pensavo che tu non credessi a Tatu. No, al contrario, io credo a chi usa la fantasia. Eh? Forza, vieni che te lo spiego. L'amico immaginario di Amanda le teneva molta compagnia mentre era sola. Anche tu hai un amico immaginario? Quasi tutti ce l'hanno, quando sono bambini almeno. È un modo per imparare a usare la fantasia, quindi non è sbagliato. Giusto, ma è importante avere anche dei veri amici. Vi ricordate la felicità di Amanda quando ha potuto giocare con il suo amico immaginario e Alan il suo vero amico? Vuoi giocare altri con me, Belfry? Certo, amico, perché no?